Con noi in frequenza Deborah Cavallo, educatrice professionale e socia della cooperativa Emanuele di Cuneo. Benvenuta. Grazie. Siamo qui per parlare del progetto Anziani Attivi. Chi organizza questo progetto e a chi è dedicato? Allora, è un progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e appunto presentato dalla nostra cooperativa in collaborazione con il Comune di Cuneo e l'Associazione Eclettica di Torino. È un progetto dedicato appunto agli over 65 del quartiere San Paolo di Cuneo per promuovere l'anzianità attiva, ovvero per far sì che gli anziani si mantengano comunque in contatto tra di loro e si mantengano attivi nel sociale, nella propria città. Quali sono gli appuntamenti? Abbiamo organizzato un paio di appuntamenti. Il lunedì 22 febbraio alle 17:30 parleremo del viaggio in Nepal di una signora che fa parte del gruppo. È possibile prima vedere un video sul canale YouTube della BOA, mentre lunedì 1 marzo alle 17:30 presenteremo i progetti attivi sul quartiere, ma non solo, infatti ci saranno anche altri attori sociali, insomma, a parlare, a raccontare che cosa c'è di attivo sul quartiere San Paolo, perché ci siamo resi conto come gruppo che purtroppo molte persone non conoscono che cosa già c'è di attivo nel proprio quartiere, ma vogliono attivare altre cose che poi magari sono dei doppioni e quindi si potrebbero utilizzare quelle risorse, quelle energie per altre cose. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. È stata con noi Deborah Cavallo, educatrice professionale e socia della cooperativa Emanuele di Cuneo.